Ciao a tutti ragazzi, sono sempre qua e vi sto facendo un altro video direttamente a ripetizione perché, come vi dicevo prima, ho un po' di tempo e vi faccio vedere il secondo fucile che sono riuscito a sbloccare a disposizione, tra l'altro della versione Pro. Con questo mi trovo già un pochettino meglio, spero di fare una bella partitina adesso. Con il terzo di quello, il terzo di livello, quello è una figata stratosferica, ma poi farò un altro video che vi farò vedere anche quello, e poi tra l'altro devo prenderci anche lì un pochettino, un po' più di mano prima di... E niente, l'altro fucile a disposizione è il BMF 12 Pro. Siccome sono riuscito a sbloccare la versione Pro, utilizziamo direttamente il Pro. Andiamo ad applicare, vediamo il manico migliore in questi, tra quelli che ho a disposizione, e è senza dubbio questo. È un'impugnatura verticale pesante che fornisce un buon controllo sul rinculo, migliorando la precisione. Ok, la utilizziamo. Poi andiamo a mettere il caricatore. Abbiamo in questo caso non ho ancora sbloccato il terzo caricatore, cioè quello che mi dà più proiettili al suo interno. Questo qui è più capiente, comunque sia. E andiamo a mettere il solito mirino. Penso di andare a mettere di nuovo lo stesso mirino. Poi magari più in là, ragazzi, comincerò a fare un po' di video magari su tutte le armi e cercare di personalizzarle in modo diverso a ogni video, così vado a provare le combinazioni per trovare al meglio l'arma, per come le utilizzo io, migliore. Ok, andrò a mettere questo mirino, il red dot dimensioni ridotte, utilizziamolo e andiamo a fare subito una partitozza, ragazzi. Allora, andiamo a fare di nuovo un tutti contro tutti e si comincia. Spero di fare meglio, ragazzi, questo giro, vediamo. Nel frattempo c'ho l'iPhone che sto giocando con iPhone 6, ragazzi. Eccola, sulle strade già un po' meglio. E vi stavo dicendo, ragazzi, sto usando l'iPhone 6 in questo momento a giocare, e ce l'ho tra l'altro anche sotto carica in questo momento. Già sto gioco scalda, mentre sotto carica vi garantisco che sta diventando... Posso mettere due uova a tegamino sopra. Sta diventando rovente. Ok, si parte, ragazzi, bando alle ciance. Vediamo di fare qualcosa, cazzo. Dai, su. Ecco, c'è qualcuno lì sulle scale. Pam. Eccolo, ragazzi, sbloccato un altro mirino che andrò a provare. Come potete vedere, ragazzi, con due colpi, con uno sparato a cacchio e l'altro sparato un po' nella parte più alta dell'addome, sono riuscito a seccare il nemico in confronto all'altra arma che era molto più pesa da... Oh, cazzo, anche lui mi ha tirato una granata. Vediamo se lo riesco a beccare da lontano. Lancio del giavellotto, preso, ragazzi. Sono riuscito a beccarlo al volo da lontanissimo. Che culo. Ok, due uccisioni per il momento, uno fatto con il fucile e uno fatto con la granata a distanza. Tra l'altro, ecco, come potete vedere, ragazzi, la potenza di fuoco di questo fucile è superiore rispetto a quell'altra. Vediamo se stai sbucando da qualche parte. Vieni. Non viene? Hai cambiato strada? Eccoti! No! Due colpi, ragazzi, non l'ho seccato. L'ho preso anch'io. Quattro uccisioni, ragazzi, al momento sono in testa, al momento, perché mai dire mai. Questi sono arrabbiati forti, ragazzi. Guarda, ragazzi, ieri ho beccato una partita che dico 3-4 partite ho fatto con un ragazzo che era con me nel gruppo, che fa parte del mio gruppo. Abbiamo fatto... Ehi, cosa stai facendo te qua? Ti stai scaccolando? Merda, erano fortissimi, erano dei livelli 110, 120, 130. Vabbè, magari non vuol dire il livello, perché magari... Ehi, dove sei? Ce la faccio? 5 uccisioni, ragazzi, sono ancora in testa al momento. Ok. Granata. Bam! Colpo alla testa, ragazzi. Carichiamo l'arma. Questa, tra l'altro, ragazzi, è più veloce da caricare rispetto a quella di prima. E sembra anche più leggera, perché mi sembra che corra anche di più il...
Oh. Dai, su. Preso a colpo alla testa, ragazzi. Preso un colpo alla testa, ma ho fatto anche un bel colpo di fortuna, perché l'ho preso dal di dietro così a cacchio. Vabbè, man mano sto cercando di migliorare. Scivolata! Sto cercando di migliorare sempre di più, ma insomma, non è facilissimo mirare. Poi tra l'altro, ragazzi, sono modi di giocare diversi, come vi dicevo anche prima. No, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Granata! Buttiamo una granata. Non vuoi morire? Granata! Vieni giù un attimo. Ti faccio vedere un giochino. Ucciso? No! 8 uccisioni, ragazzi, sono a 1 minuto e 38 al termine della partita, speriamo di rimanere in testa. Ogni tanto, cazzo, è anche bello vincere una partita, che dite, ragazzi? Si può mica sempre solo perdere. No! E infatti abbiamo un non si capisce il nome. Comunque c'è un altro che mi ha superato, ragazzi. Vabbè, oh, chi se ne frega. Divertiamoci. Boom. Ecco. Sei rimasto un po' spiazzato, ciccio? Carichiamo l'arma. Anche se era già carica, ma nei momenti morti cerchiamo di... No! 1-19 comunque, ragazzi. Mancano 40 secondi al termine. Spero di riuscire a fare 12-9. Non ce la farò mai a vincere con quest'arma, no, di sicuro. Comunque, ci proviamo, ragazzi. 30 secondi al termine. Comunque, ragazzi, come avete visto, rispetto alla partita di con quell'altro fucile, la partita di prima con quell'altro fucile, non c'è proprio paragone. Cioè, adesso io posso capire magari un po' la fortuna, magari fare quelle 3-4 uccisioni in meno, ma prima ne ho fatta una sola, ragazzi, di uccisione in confronto a 9. Direi che non dico che quest'arma è migliore, ma dico che mi trovo senza dubbio molto meglio con questa qua. Per pochissimo. Ok, ragazzi, altra partita terminata e ci vediamo al prossimo video. Tra l'altro volevo farvi vedere che ho sbloccato nuove armi, come pistole anche, che volevo farvele vedere. Ne ho sbloccate 4, quindi sono arrivato fino a quella di livello 4. Poi ho sbloccato un casino di armi, altre armi, e sto cercando di mettere a punto tutte le specializzazioni. Adesso pian piano, ma nei prossimi giorni vi farò vedere con altri video. Ok, ragazzi, grazie del vostro ascolto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!